Ciao a tutti, nuovo video in collaborazione con i piccoli canali Power. Sono qui per parlarvi degli acquisti appunto naturali del mese di marzo. Vi metterò naturalmente i link di tutti quanti i canali che fanno parte di questo gruppo nell'info box. Vi invito naturalmente ad andare a guardare non solo i loro video, ma naturalmente anche tutti gli altri video che loro pubblicano. Gli acquisti di marzo naturalmente non sono acquisti grandissimi perché appunto marzo è il mese della quarantena. E quindi io vi faccio vedere cose che ho acquistato i primi giorni del mese, non so se addirittura a fine febbraio, però io mi ricordo di aver acquistato queste cose i primi del mese. Soltanto uno di questi prodotti l'ho acquistato di recente. E parto proprio con quel prodotto, dai. Parto con il latte detergente delicato per tutti i tipi di pelle, con olio di mandorle e succo di aloe. Di questa marca che si chiama Nuance Eco Biocosmesi, è una marca che si trova da Todis. Noi facciamo la spesa prevalentemente al Todis perché comunque è un supermercato che ci piace, ha anche delle linee biologiche, sia per Sofia, la classica linea per Paoli, no? La Gently, sia altri prodotti anche alimentari biologici, quindi ci troviamo abbastanza bene, poi perché anche è abbastanza vicino a casa. Infatti in quest'ultime volte che lui è andato a fare la spesa, appunto ha fatto queste trasferte con la mascherina e guanti, ha cercato naturalmente di fare spese belle grandi in modo da non fare sempre avanti e indietro per due prodotti. Ecco, evitiamo in generale, lo so che ve lo dicono 500 volte i telegiornali, le trasmissioni, chiunque, però Repetita iuvant, evitiamo di uscire in questo periodo, soprattutto evitiamo di fare le spese piccole piccole e casomai di uscire 500 volte. Lui appunto da quando siamo chiusi ha fatto due spese soltanto, belle grandi, e siccome mi era finito il latte detergente, quello che vi ho mostrato nel video dei prodotti finiti, quello della Biolis Nature che era per bambini, che mi era piaciuto tanto, ho detto guarda, se trovi il latte detergente per favore compramelo, e quindi mi ha riportato questo qua. Questa è una marca che avevo visto già al Todis un bel po' di tempo fa, però non avevo mai acquistato niente e quindi mi ha fatto piacere appunto provare questo latte detergente. La profumazione è certificato ICEA, quindi non è il massimo delle certificazioni a livello ecobiologico, però comunque ha un minimo di certificazione. E ripeto, ha l'olio di mandorle e il succo di aloe, è un latte detergente molto soffice, molto leggero, però anche molto idratante. Mi ha stupito perché comunque sia non è una super marca, no? Di quelle tra virgolette famose in campo ecobiologico. Tra l'altro è una marca che non nasce come una marca ecobiologica, probabilmente ci si è adattata poi dopo, perché mi ricordo che c'era questa marca già al Todis, però non era specificato che fosse ecobio e non c'era nessuna certificazione. Dicevo, la profumazione è una profumazione particolare che mi riporta indietro alla mia adolescenza, una profumazione che mi piace tantissimo e quando l'ho aperto, questo è un flacone da 200 ml, quindi è piccolino, quando l'ho aperto, boom, mi sono catapultata indietro nel tempo, mi ha fatto un effetto stranissimo perché ci sono degli odori, non è la prima volta che mi capita, il potere della memoria olfattiva veramente è grandissima, è qualcosa che mi affascina tantissimo perché mi capita veramente molto molto spesso di rivivere periodi della mia vita in maniera molto molto intensa con la memoria e anche a livello emotivo grazie a degli odori. E io praticamente degli odori naturalmente nell'arco della mia vita l'ho completamente cancellati, nel senso sono odori che ti accompagnano, no? Se utilizzi dei prodotti o non lo so, dei prodotti di mia madre o non lo so, delle cose che casomai quando sei piccola non ci fai caso più di tanto, poi a distanza di anni, di 20-25 anni, li vai a risentire e veramente è una botta emotiva forte. Dicevo, poi li vai a risentire ed è una botta emotiva forte. Io non ricordo questo odore a quale prodotto lo associo, non riesco a capire a quale prodotto della mia adolescenza associo questo odore. Però è una profumazione che mi piace tantissimo, è delicata e ci sento quasi alla fine un retrogusto mentolato che sicuramente non c'è, però io ce lo sento, un qualcosa di fresco che io non riesco a capire. Forse l'iris, non lo so, è un qualcosa, quindi già solo per la profumazione è un prodotto buonissimo che io vi consiglio, però anche la formulazione mi sta piacendo. Lo sto utilizzando più o meno da una settimana a 10 giorni e mi sta piacendo tanto. Un prodotto semplice.
Non so quanto costa perché non ho visto poi lo scontrino, però mi pare che questi prodotti non costano pochissimo, eh? Non sono prodotti da supermercato, ma forse non sono proprio super super economici. Poi un altro prodotto è questo Intimo dell'Omnia Laboratoire, era un doppio pacco, è stato forse uno del... Sì, questa è stata l'ultima cosa che ho acquistato ad Acquestapone, forse prima della quarantena, quando i giorni erano dubbi. E doppio pacco per fare scorta, era un doppio pacco, stava a 5 euro, questo da solo costava sui 3 euro, quindi mi è sembrato conveniente. Un prodotto che mi sta piacendo veramente tanto, anche questa profumazione è molto molto delicata. Questo ha un pH 3,5, c'erano anche altre tipologie di intimo della mia laboratoire che avevano differenti pH. Io durante la gravidanza ho provato quello, mi pare, alla malva con il pH 4,5, lo stesso che mi era piaciuto tanto, quindi in generale ve li consiglio questi detergenti intimi di questa marca. Allora, questo è idratante lenitivo con acido lattico naturale con aloe vera ed agricoltura biologica. E buono, un buon prodotto, tra l'altro dura tantissimo. Poi questo prodotto in realtà non l'ho acquistato io, ma mi è stato regalato. Questo mi pare in realtà a fine febbraio, non ricordo di preciso io, però lo metto qui perché non ricordo quando me l'hanno regalato ad Acquestapone, perché avevo preso dei prodotti Lavera per fare un regalo e mi hanno regalato questa crema, quindi io la metto qui tra gli acquisti, però in realtà non l'ho acquistata io. È una crema che in passato ho provato ed ho acquistato, è la crema quella All Around Cream della Lavera, quindi è un po' la crema tuttofare. Con burro di karité e mandorla biologica, mi piace, è abbastanza grassa, abbastanza ricca, però non mi piace l'odore. Questo è il classico odore di questa linea Lavera della Bass Sensitive, che ha appunto la profumazione, come se fosse marzapane o qualcosa di limonato, di molto molto dolce, che in qualche modo mi disgusta, infatti non mi piace tantissimo. L'avevo messa i primi di marzo in borsa e la volevo utilizzare come crema mani, però l'ho usata pochissimo perché poi non sono più uscita e di certo per stare in giardino non mi porto dietro la borsetta. Quindi la sto utilizzando altro in questo periodo, però eccola qua. Poi un altro prodotto che ho acquistato invece di recente è lo shampoo specifico biologico, questo per Sofia dei Provenzali, la linea Bimby, perché praticamente stavamo lavando Sofia con quel bagno schiuma che vi ho mostrato nell'ultimo video Definiti, quello della Ecos, che è appunto un prodotto per il bagnetto dei bambini, però non è specifico per i capelli. Siccome hai capelli molto delicati e ricciolini che si increspano, appunto uno shampoo troppo aggressivo, comunque un bagno schiuma, un prodotto formulato più per il corpo che per i capelli, non mi è sembrato adatto, quindi ho detto forse è meglio se le compro proprio uno shampoo specifico. Questo appunto è specifico, è una formula non aggressiva ed è indicato per la cute sensibile. Sicuramente lo proverò pure io perché voglio provarlo. Vi faccio vedere la confezione, è carina, veramente carina. Io di questa linea avevo provato il latte detergente tanti tanti anni fa e non era male, era buono proprio per il viso anche degli adulti. Carina questa boccetta con questo panda. Sono 250 ml di prodotto, naturalmente certificato Lab, quindi non testato sugli animali come tutti quanti i prodotti dei provenzali. Poi, sempre parlando di shampoo, vi faccio vedere questo shampoo baby della Gently, delicato, no lacrime, con estratto biologico di camomilla. Questa è della linea baby, appunto del Todis, la linea biologica per bambini. Questo l'ha comprato Luigi per lui, eventualmente per utilizzarlo per Sofia. L'ho utilizzato anche sui miei capelli, ma questo secca tanto. Infatti anche su Sofia l'abbiamo utilizzato un paio di volte, però poi dopo ho preferito utilizzare soltanto questo su di lei perché è molto molto più delicato. Quindi questo qua lo sta utilizzando comunque Luigi. Lui ha continuato ad usare come me gli shampoo solidi, però gli è finito quello della saponara che stava utilizzando lui e quindi adesso sinceramente non mi sento di fare un ordine.
Preferisco di evitare ordini e di sovraccaricare i corrieri con spedizioni in giro per l'Italia, perché sono sicura che adesso saranno veramente saturi, tutti quanti faranno 200.000 ordini visto che non si può uscire, non si può acquistare. Io preferisco fare con quello che ho qua vicino, quando saranno tempi migliori o se proprio mi serve un prodotto che qua non trovo, farò un ordine. Per fortuna, ad esempio, della tinta faccio sempre una scorta, quindi ho una confezione di Villalodola in più che avevo preso l'ultima volta su MagroLibrarsi, quindi a giorni farò quella. Però, nel senso, non è un prodotto necessario, cioè se non mi faccio la tinta per un paio di mesi non succede niente. Casomai altri prodotti un po' più specifici vedo se li trovo qua, altrimenti se li trovo nel supermercato dove andiamo. Di certo non faccio girare Luigi per i negozi per acquistare cose, così come non voglio fare degli ordini. Preferisco aspettare, vedremo quello che succederà. E quindi dicevo, non abbiamo fatto un ordine, non abbiamo messo nel carrello virtuale lo shampoo che usa lui alla saponaria, quello solido, e quindi per questa volta facciamo un po' di plastica e ha preso questo qua. Anche lui dice che secca i capelli, quindi io questo non ve lo consiglio come tipo di shampoo. Secondo me non è adatto a tutta la famiglia e ai capelli sensibili dei bambini, perché appunto asciuga molto. L'ho provato anche su di me l'altra volta. Poi avevo acquistato questo sapone vegetale corpo, perché noi utilizziamo questi panetti per il corpo al posto del bagnoschiuma liquido. Ho preso questo qua dei provenzali perché mi sono trovata molto molto bene con questo dei provenzali. È già la terza volta che lo acquisto, lo utilizzo sia io sia Luigi. Fa una schiuma morbida ed è veramente idratante, veramente buona, sia la profumazione che è molto molto delicata, sia la formulazione, ed è anche molto comodo da utilizzare perché è molto grande, quindi casomai con le saponette piccole in doccia si è scomodi. Invece con queste qua grandi, a parte che durano tantissimo, queste sono 250 grammi, quindi è come se fossero due saponette. Continuo a perdere il fuoco, ve la faccio vedere così. Dicevo, sia perché sono, appunto, durano tanto perché sono grandi, ma sono anche comode. E veramente è molto idratante questo sapone, ve lo consiglio, ottimo. Invece altri due saponi che voglio menzionarvi sono due regali. Uno che sto utilizzando, quindi non è tanto un acquisto di marzo, ma che sto utilizzando a marzo, è come se io l'avessi acquistato, nel senso che io quando ho le scorte vado lì a pescare tra i regali, tra le cose che compro. È come se andassi a fare shopping nell'armadio. Ed ho preso questo sapone alla verbena della marca Alverde del DM che mi ha regalato Martina. Questo è limone e verbena, è veramente veramente buono. L'ho messo proprio oggi sul portasapone di legno. E invece questa è una saponetta che abbiamo utilizzato in questa prima metà di marzo. È un sapone vegetale bucato igiene personale, profumato con oli essenziali. Questo è il tipico sapone di Marsiglia, ha una profumazione buonissima. Non l'ho acquistato io, mi è stato regalato con l'acquisto di questo detersivo per la lavatrice, 100% vegetale con oli essenziali. Mi è piaciuto tanto, si sentiva molto il classico odore del sapone di Marsiglia, che a me piace tantissimo. Non l'ho utilizzato per il bucato, l'abbiamo utilizzato soltanto per le mani. E poi gli ultimi due prodotti, vi mostro quello vecchio perché quello nuovo non so dove l'ho messo, lo avevo in borsa ma è sparito. Ho riacquistato questo balsamo labbra idratante nutriente formula pura, questo è il numero 07, con fattore di protezione 25. Di questo colore bellissimo. Io ho il terrore che me l'ha preso Sofia e me l'ha messo da qualche parte, perché è un periodo che no, mamma, ti trucco io. Quindi prende, che ne so, dammi il blush, dammi il pennello, dammi quello, dammi quell'altro, i campioncini piccoli, tipo le piccole, le mini taglie degli shampoo, queste cose qua. Quindi lei mi fa bella. Intanto vi mostro quello vecchio, ma sappiate che ne ho acquistato uno nuovo. Colorazione 07 è bellissima. Faccio vedere un po' la colorazione. Poi l'ultimissimo prodotto, salviette cambio pannolino,
sempre della gente. Io di solito non utilizzo queste, ma utilizzo quelle con l'apertura verde perché sono senza profumo. Queste hanno una profumazione molto molto forte, però Luigi non lo sapeva, quindi siccome appunto è andato lui a fare la spesa, gli ho fatto una lista, ho scritto le salviette per il cambio pannolino, quindi lui giustamente ha letto cambio pannolino e ha preso queste qua. Va bene lo stesso perché comunque noi non le utilizziamo ad esempio per il viso di Sofia o per le mani, preferisco lavarglielo il viso con l'acqua e le mani con acqua e sapone. Però appunto per il cambio pannolino vanno bene con estratto di calendula e olio di mandorla dolce. Eccolo qua. Noi prendiamo sempre queste salviette perché sono economiche, sono ecologiche e costano poco. Poi un altro prodotto che ho acquistato in parafarmacia è questo proprio il Gemma. Ed è un prodotto che in realtà non mi sta piacendo. Questo l'ho acquistato i primi di marzo, perché ho comunque sempre mal di gola. Purtroppo, io l'inverno sto sempre così, sempre con la gola un po' secca, che mi brucia. Mi aiuto tanto con, gli spray al propoli perché mi piacciono tantissimo. Ho chiesto alla parafarmacia lo spray al propoli, non aveva quello classico, sempre dell'Aboca, e mi ha dato questo, con, vi dico subito. Con proprio il Gemma complesso molecolare di resine, polisaccaridi e lignine, però nel senso io non avevo chiesto questo e non mi è stato specificato che mi avrebbe dato questo. Me l'ha messo nella busta, mi ha detto: guarda, lo spray proprio non c'è, perché gli ho chiesto quello con l'alcol, c'erano tutti quanti quelli senza alcol. Io di solito uso quello con l'alcol, lo preferisco. Però non c'era, però alla fine mi ha messo questo nella busta. Ah, vabbè, ti do questo qua, sempre spray alla propoli. Però io lì per lì non l'ho aperta la busta, nel senso ho pagato, poi sono tornata in macchina, ho detto oddio, ma qua che ci sta? Non ho chiesto questo. Resine, polisaccaridi e lignine 100% vegetale, calma l'irritazione, riduce il dolore della gola e del cavo orale. Non mi sta aiutando quasi per niente, nel senso che anzi, quando lo utilizzo sento la gola ancora più secca. Quindi sicuramente la ragazza appunto della parafarmacia ha voluto aiutarmi in qualche modo perché desiderava appunto trovare un prodotto che potesse fare al caso mio e potesse in qualche modo sostituire quello classico alla propoli, perché appunto qua c'è l'alcol, però insomma, ma probabilmente se me l'avesse fatto vedere avrei detto sì, ok, lo provo, però a prescindere da questo è un prodotto che non mi è piaciuto, si chiama proprio il Gemma e secondo me non è efficace. Non mi ha aiutato per niente. Allora, il mio video in collaborazione con i piccoli canali Power finisce qua. Come vi ho detto all'inizio, vi metto tutti quanti i link dei canali che collaborano appunto a questo, che fanno parte di questo gruppo nell'info box. Saluto tutti quanti i piccoli canali Power, anche Martina che questo mese non parteciperà. Quindi un bacio grande a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!